se siamo, se ci sarebbe piaciuto che ci fosse una situazione extraparlamentare o se eravamo propensi per una continuità governativa. Sicuramente il governo che è uscito adesso, qualche ora fa, è un governo che rafforza un'ipotesi di linea politica legato ai piani della BCE, dell'Unione Europea, che rafforza delle politiche antipopolari, che guardano soprattutto al fatto che la crisi che continua a essere in Italia come in Europa la devono pagare i settori popolari, i settori poveri, i ceti medio-bassi. E questo significa che il blocco sociale che si è creato in Italia come in Europa sta continuando a marciare sui suoi obiettivi. Quello che manca è l'organizzazione del blocco sociale che è antagonista a questa proposta. E noi credo che, come aveva accennato leggermente Walter, dobbiamo stare in questo solco. Lo siamo il giorno del 10 con tutte le mobilitazioni che facciamo in tutta la città e facendo uno sforzo in questi giorni di costruire il massimo della partecipazione, mobilitazione, interesse della stampa e alleanze. Lo facciamo il 12, io propongo che ci mettiamo a Piazza Santa Maria Maggiore con le bandiere e lo striscione, il corteo passa e vedrà questo striscione qui, in cui ci stanno contenute due parole d'ordine fondamentali, che parla di diritto alla casa e poi entriamo nel corteo, per cui alle 14. Il 12 noi come a Roma, ma anche gli altri compagni e compagne che sono d'accordo sulla piattaforma, come si chiama la piattaforma? La Via Maestra, ci si vede a piazza, credo a piazza Santa Maria Maggiore, così non ci si disperde nella piazza. Il 18 stiamo dietro lo spezzone della CUB, è importante che ci coordiniamo per far vedere non solo le bandiere ma anche una parola d'ordine contro gli sfratti e per le case popolari. E il 19, io sono abbastanza critico sul 19, però per quelle sedi, quei compagni che ritengono importante partecipare anche in un'ottica di costruire una cerniera, un ponte con alcuni settori di movimento, che i compagni e le compagne siano vicine in maniera che l'Unione Inquilini quel giorno ci sia, nonostante tutto, nonostante sappiamo anche alcuni atteggiamenti un po' settari e competitivi nei nostri confronti, ma comunque noi siamo unitari e questo è il primo pezzo. Credo che proprio prendendo esempio dalla giornata del 10 ottobre, noi abbiamo la responsabilità, forse anche oggi, di decidere di fare una mobilitazione nazionale diffusa in tutto il territorio, come è stata quella per gli sfratti, sulla questione delle case popolari. Cioè l'Italia sta al 4% di case popolari, è la vergogna di tutta l'Europa. I progetti di distruzione di questo patrimonio pubblico a discapito della speculazione e anche che è anche uno strumento case popolari di calmieratore rispetto al patrimonio privato sono evidenti e li possiamo analizzare regione per regione, comune per comuni. Io credo che se a febbraio si arrivasse a una mobilitazione italiana in tutte le città, in tutti i comuni, per il diritto alle case popolari, articolandolo con piattaforme locali, una piattaforma nazionale, sarebbe una cosa di cui l'Unione Inquilini potrebbe essere lo strumento non solo per i nostri tesserati, ma anche per molte associazioni inquilini che casomai con noi hanno poco a che fare, ma però che sentono l'esigenza di muoversi perché capiscono che le porte si stanno chiudendo. Noi a Roma, e dico una cifra, a parte che oggi è uscito sui giornali che ci stanno 1.200.000 case che non sono state censite e che non pagano le tasse e dovrebbero dare un introito di 620 milioni al governo. E noi qui abbiamo cifre che viaggiano sui 30 milioni per l'aiuto all'affitto, 40 milioni nel senso che abbiamo proprio gli spiccioli rispetto all'investimento per il diritto alla casa. Per cui, per esempio noi a Roma, la giunta di,
di centrosinistra, la giunta di centrosinistra aveva garantito 100 milioni all'anno per le casse popolari. È arrivata la giunta di centrodestra, ha preso questi soldi e li ha dati all'housing sociale. L'housing sociale che qui da noi è gestito tutto dai privati, sia nella progettazione che nel reperimento dei terreni che nella... che per chi ci deve entrare dentro. Allora noi su questa questione dell'housing sociale dobbiamo avere anche le idee chiare, perché se è uno strumento che va contro il diritto alle case popolari, così come anche lo strumento ritirato fuori del piccolo mutuo per le giovani coppie, che qui da noi a Roma lo portava avanti i fascisti, e questo discorso del mutuo sociale alle giovani coppie, che poi è sempre un regalo agli speculatori, a chi vende la casa, e dove levano i soldi li levano sempre di fatto, perché poi potrebbe essere matematico, alla costruzione e al recupero di case per l'ERP. Ecco, l'ERP, se andiamo a fare una statistica, cosa che sarebbe giusto farlo, lo vediamo, ci stanno 40.000 case ferme, ma perché sono quelle vecchie, quante ne stanno costruendo o recuperando con leggi di recupero? Perché se vediamo che negli ultimi anni c'è una percentuale che sta scemando velocemente, abbiamo delle critiche da fare. Noi qui a Roma abbiamo detto che le cause dell'housing sociale devono essere controllate dal pubblico, e che quelle fasce di reddito alto che stanno nelle case popolari, cioè quelle persone che possono permettersi di spendere 700 euro, deve essere obbligatorio che passano nelle case dell'housing sociale. Noi le abbiamo quantificate in 5.000 a Roma. E questo permetterebbe a 5.000 inquilini che stanno nella lista pubblica di entrare con una mobilità garantita dentro le case popolari, perlomeno per quelli che con reddito e voglia vogliono passare a un livello più alto. Però anche su questo ci deve essere una proposta di, come so che a Milano l'AIE l'ha fatto a suo tempo, ci deve essere anche una proposta di gestire questi soldi dell'housing sociale. Sono i privati o deve essere un'entità pubblica? Io credo che noi dobbiamo dire che sono gli ADR e l'ALER a gestire i finanziamenti pubblici per l'housing sociale, perché tutto deve essere controllato dal pubblico. La Confedilizia 6 anni fa decise: entriamo dentro l'housing sociale perché lì ci stanno i soldi e c'erano i documenti, e loro l'hanno fatto, sono entrati con l'housing sociale e stanno gestendo l'housing sociale. Che altre cose sta facendo la Confedilizia a scapito delle case popolari? Ecco, allora credo che noi dobbiamo fare una controproposta leggermente articolata. Quanto manca? 3 punti. Sì, credo che con i parole d'ordine dobbiamo mettere anche nel nostro programma la patrimoniale. Cioè il fatto che la rendita e tutti i pezzi speculativi, riprendendo una parola d'ordine portata avanti dai movimenti e dalle forze di sinistra, perché è sulla questione anche di chi paga la crisi che noi riusciamo a avere dei finanziamenti, a costruire dei percorsi, che i soldi, quelli che ci stanno, vanno verso un verso e non in un altro. E poi perché giocano a nascondino sui soldi. Ecco, se è vero che ci stanno decine di miliardi di fuga dal pagamento delle tasse e ci sta una gestione delle tasse che è tutta a discapito dei poveri, noi dobbiamo mettere nel nostro documento che siamo d'accordo con la patrimoniale, casomai sulle questioni del patrimonio abitativo articolarla un attimino di più, perché sennò ci manca un pezzettino. Sono d'accordissimo sulla conferenza d'organizzazione, perché noi dobbiamo anche trovare uno strumento stabile di radicamento del sindacato. Io finisco nel dire che quel ponte, quella cerniera che credo che sarà più difficile dopo il 19, con alcuni settori antagonisti e di momento, noi dobbiamo continuarla a lanciare, perché comunque anche i settori di movimento che si mobiliteranno sul 19, che coprono soprattutto alcuni settori, qui a Roma nello specifico stanno soprattutto nelle occupazioni, hanno parecchie migliaia di famiglie in occupazione, sono consapevoli, stando i dati, che l'attacco al diritto alla casa è continuo e che tutti insieme possiamo vincere. Se siamo divisi, noi perdiamo. Grazie.